24 ore dopo la strage compiuta da Boko Haram nel villaggio nigeriano di Dalori, emergono immagini di devastazione e testimonianze raccapriccianti. Almeno 86 morti sepolti nelle loro case rase al suolo o arsi vivi, tra cui molti bambini, o finiti a colpi di mitra mentre tentavano di fuggire. Un centinaio i feriti e gli ustionati. Carcasse di animali bruciati rimangono a ricordare la furia distruttrice dei jihadisti. Un testimone che si era nascosto su un albero ha raccontato di aver visto i miliziani lanciare bombe incendiarie dentro le case e di aver sentito gli abitanti urlare. La carneficina è durata 4 ore e altro orrore si è aggiunto poco dopo mentre si cercavano i sopravvissuti fuggiti nella giungla della zona intorno al lago Chad. 3 kamikaze, che sembra fossero 3 donne, si sono fatti esplodere in 2 villaggi del paese confinante, uccidendo 9 persone, tra cui 5 bambini, e ferendone 52. Sono le ultime tra le 20.000 vittime in 7 anni di conflitto.